Un vero e proprio ecomostro nelle campagne di Manfredonia a pochi passi dal mare. Si tratta del mega impianto di stoccaggio di GPL costituito da 12 serbatoi capaci di contenere 60 milioni di metri cubi di gas combustibile e da un gasdotto di 10 km per collegare il deposito con il pontile del porto Altifondali, con un raccordo ferroviario di 1800 metri fino alla stazione di Frattarolo. Nel comune Sipontino il coordinamento per la tutela e lo sviluppo del territorio è sul piede di guerra. La minaccia è costituita dal mega deposito di GPL che la Energas potrebbe cominciare a costruire a ottobre, 3 anni i tempi stimati per la realizzazione. Per denunciare i rischi per la salute dei cittadini, la rete di associazioni ha promosso un sit-in di protesta davanti al municipio proprio nel giorno in cui si è insediato il Consiglio Comunale. La massima assemblea cittadina, chiede il comitato, deve riportare a verde agricolo la zona in cui dovrebbe essere costruito il deposito. È una steppa pedegarganica, non esistono territori del genere in nessuna parte del mondo. È una zona a protezione speciale dell'Unione Europea, però con delle magagne varie negli anni sono riusciti ad eliminare l'uso, cioè a cambiare la destinazione d'uso da agricolo ad industriale, e quello è stato il lasciapassare che hanno avuto. Il comune, spiega il sindaco Angelo Riccardi, è pronto a mobilitarsi per impedire la realizzazione dell'impianto, ma anche la regione e il governo devono fare la loro parte. Facendo provvedimenti tesi ad evitare che Energas possa insediare la sua attività nel territorio di Manfredonia. Noi faremo la nostra parte, poi chiaramente Energas utilizzerà contromosse, farà ricorso alla giustizia amministrativa, ci sarà la solita partita che si gioca in un ruolo delle parti.